Ieri sono andata a fare un giro a pè con la mia amica a Montevegia. Sono andata nel bosco e facevamo i primul e i cimpiac. Pareva primavera, però sentivo la scivolus perché aveva i fiori secchi in terra e si riusciva neanche a stare in piedi. Mi incontrai due cagnù che pareva che avevano un po' rabbius, invece in passa via non fa niente, però che vi pagherò stessi. Se arrivai a Capo Sirtur e che va dentro i candil pez e tanti santit. Quando sono tornato in re, la strada le va in salita, le rampegava e se arrivai in volta se un bac morto. Dal volto in dove che va al santuario si vedeva la pianura e va tutta scigherenta. Dall'altra parte che va in montagna, rese come la grigna, e che veniva anche un Quest'inverno l'ha mai più e ged sec de partout. Comunque alla fin che durevi i gamp e un pacche che di allenarsi un gres più se perché se no ste starie sono più una camminà. Spendere se a ricevere un pe allenamento. Allora, il mio paese è Gonars, vicino a Palmanova, la città fortezza, la città stellata la chiamano. E, è un piccolo paese di cui ai tempi viveva con fabbriche di scarpe, infatti Gonars è conosciuta come il paese delle scarpe. In dialetto si dice se non sono scarpe, se sono zavates. Boh, non lo capisco comunque modo di dire. A confronto di tutti gli altri paesi del Friuli è molto conosciuto perché si pratica molta festa, son tante persone in festa perennemente, diciamo, mi piace organizzare serate o giornate a tema o mercatini e quant'altro. E quella è una scusa buona per tutti i paesani andare a far festa con gli amici. E ho gestito per 10 anni un bar trattoria dei miei genitori e da lì ho imparato, quando è andata in pensione mia madre, che era cuoca. Ho dovuto assumere un cuoco, appunto, e questo essendo napoletano e vedendo che in cucina c'era in un angolo nascosto un forno a legna, mi ha chiesto se si poteva fare le pizze e ho detto beh sì, penso che non ci siano problemi. E lì ho imparato da lui e ho fatto qualche modifica, sbagli, prove, e alla fine ho avuto un'occasione di uno spazio, diciamo, che davano in affitto in un paese vicino a Gonars, a Porpetto, e un piccolo paesino di 1.000 abitanti. Infatti, aprire una pizza al taglio in quel paese lì non è che sia, non era una buona idea vista da tanti, però essendo una strada molto frequentata, una strada principale, che è vicino a San Giorgio di Nogaro, cui c'è l'uscita dell'autostrada e la pizzeria, la pizza al taglio è vicino l'uscita, ho approfittato e ho provato a impostare il locale per pizza al taglio e rosticceria. Da lì abbiamo cominciato la storia della pizza e delle varie pizzerie. E è scominciata Chalai Pais in zone Graz. E ho sirivi che è abbastanza grandi, con un tot numero di abitanti, e aveva un certo tipo numero di volume di lavoro. E in più mi ha plasut Foisberg, appunto le zone di Foisberg, perché
Perché che anche le scuole da Chiavelli Pizzans sono i resti del castello, è una zona un po' che, tra pianura collinare, diciamo, e lei sinceramente mi piace, è gentile, generosa, e quindi ho cominciato a informarmi per poter avviare un'attività. E lì alle plan plan che le scommenzate al Calvario, perché tanti dicevano, tu vai in Austria, è più semplice, sono più veloce, manco burocrazie. Invece no, tal me caso, io che forse perché mi sono arrangiato io di Besol, e scugnò là di uffici in uffici, e plan plan, insomma, facenti lavori, chattate il posto di avviarsi, plan plan che ho inviato le attività e ho capito una roba che qui in Austria non sono disindome in Italia i furbos, sono anche qua perché con le seconde pizzerie che ho provato a avviarsi mi è andata una buona fregatura e boh, comunque sbagliando si impara, no? Bagni di Lucca è un'antica stazione termale posta nel centro della Toscana, lungo l'Appennino tosco-emiliano. È in una posizione strategica, è un ambiente bellissimo, incontaminato, sono quasi 200 chilometri quadrati di montagna, di monti, valli, fiumi, c'è il torrente Lima che è assolutamente un fiume cristallino che è scelto dalle attività di rafting, canoa, kayak, da tutta Italia vengono a fare attività. Lo stesso le terme sono famose fin da oltre 1000 anni come tra le principali acque poste in Europa. È un paradiso quindi per la salute in questo senso, è un paradiso per lo sport, per le attività naturalistiche, è un paradiso per la fauna e per la flora, perché da lì siamo completamente appunto immersi nella natura e incontaminata. Al centro di Bagni di Lucca, in una zona strategica, isolata, con circa 20 ettari a disposizione e ingresso esclusivo riservato tramite un ponte in legno lamellare, è l'agriturismo Pian di Fiume, un punto fornito di appartamenti, di camere e che è immerso nella natura al punto tale che partendo dall'agriturismo direttamente si possono fare molte escursioni a piedi, vengono organizzati corsi di cucina tradizionale. Vengono organizzati corsi per la scoperta di piante officinali e in più moltissime attività turistico-naturalistiche sportive. Abbiamo il Canyon Park, che è un parco avventura posto sul fiume, sul torrente Lima, passando da una roccia all'altra. Abbiamo possibilità di fare quad, possibilità di fare rafting, kayak. Il Papa Francesco, escito dal conclave fresco fresco, il Papa che si fa chiamare Francesco, sopra la piazza piena di persone si è affacciato a San Pietro e dal barcone, senza tanti discorsi complicati davanti ai fedeli radunati, prima di cominciare con una preghiera, sorridendo gli ha detto «Buonasera». Il popolo si è impressionato assai, uno così non si era visto mai. Lui, con questo gesto semplice e sincero, ha lasciato di stucco il mondo intero e con sta uscita inevitabilmente ha messo dentro il cuore della gente con una forma che è piena di sostanza, un seme di grandissima speranza. Sta gente non capiva come mai con la chiesa scacciata dagli guai e il Padre Eterno stesse appisolato. Ma va a vedere che stavolta si è svegliato, ha aperto l'occhi e si è stufato pure de manovre, de beghe, de congiure, e con sto papa uscito sulla piazza ha deciso di prendere la ramazza? Per cacciare dagli ambienti vaticani i ladri, gli imbroglioni e i ruffiani, non basta il papa, serve certamente l'aiuto di Dio Padre Onnipotente, e Francesco con buona volontà staremo a vedere se ci riuscirà, che a sradicare le cricche dai palazzi ci sta provando, ma so bei mazzi. Perché nell'ombra, sotto al sacrosoglio, si tramava ogni genere d'imbroglio.
Si mormora che tanti monsignori cercassero gli esordi e gli favori, che certe volte alcuni cardinali cedessero ai vizi capitali e che sotto le porte di San Pietro qualcuno lo piasse nel di dietro. Pare che l'istituto più imbroglione fosse la banca della religione, che teneva al sicuro i tesori agli evasori, ai ladri, ai malfattori, e organizzava traffici fumosi per i pulire i sordi dei mafiosi, a quale incerto monsignor Scarano gli portava le mazzette in aeroplano. Francesco dal principio si è impegnato per combattere questo imbroglio organizzato, ma è come togliere i nidi delle serpi, di notte in bosco dei cespugli e sterpi, tenendo tra le mani un moccoletto, e con l'aiuto di Cristo benedetto ci riuscirà a sconfiggere sto potere e il Papa Bianco con le scarpe nere? Non basta, dovrà pure cacciare fuori i cardinali più conservatori, impegnati a frenare come sciacalli sul concilio secondo le Roncalli. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo lo dovranno di certo aiutare tanto a combattere sta storica partita di portare in Vaticano aria pulita. Buongiorno, voglio. Stamattina voglio parlare e Totò con tre poesie. Occhio che mi ha parlato, chi stuocchi tuoi che cagnano coloro ogni momento, so bella quando chiagnano, so tutto sentimento. Se ridono, s'appicciano, come a due fiamme ardente, son che stella lucente che tiene in fronte tu. A consegna, a sera, quando solo se ne trase, e da consegna a luna pantata, le dico rindaricchia, i vaga a casa, ti raccomando tutta innamorata, e cora analfabeta. Stu cora analfabeta, tu l'hai portata a scuola, e sei imparata a scrivere, e sei imparata a leggere soltanto una parola, amore e niente più. Mi hai chiesto di dire qualcosa in napoletano, ma ora come ora non mi viene in mente niente. Voglio, hai voglia di andare a mangiare una pizza? Stasera sono chiuso al supermercato a comprare pane, vino e cerasa. Poi mi ha chiamato mamma e mi ha detto di prendere anche il pomarolo per fare la pasta asciutta. Siciliano, io già vuota ci disse a mia madre, talè, spiacelo tu a carito se vuole venire con Nange a pescare i rizzi. A così, quando vengono l'ospite, invece di fare un'altra volta la pasta incaciata, ci facciamo mancare la pasta con i rizzi e ci facciamo tastare tante chiedra di vino buono, un pastito di pantelleria, che te ne pare a te dall'idea? Talè, a mia vedere ma buona mi pare l'idea. Italiano, io quella volta ho detto a mia madre, guarda, chiedilo tu a Calogero se vuole venire con noi a pescare ricci, così quando verranno gli ospiti, invece di fare la solita pasta al forno, gli facciamo pure la pasta con i ricci e gli facciamo assaggiare un buon vino, un pastito di pantelleria. Cosa ne pensi di questa idea? Anche a me sembra una buona idea.